bisogna fare il passo decisivo, cioè bisogna partecipare al referendum abrogativo e non più consultivo che cancella la prospettiva delle centrali nucleari e dei depositi di scorie in tutta l'Italia. E credo che se lavoreremo tutti capitalmente per convincere i cittadini dell'importanza del referendum, credo che riusciremo a raggiungere il cuore. E credo che riusciremo a mettere una parola fine sul nucleare e spero anche sugli altri referendum. Grazie. Noi abbiamo una carriera in Italia, quindi cominciamo a come parte. Davvero. Invece qui entriamo proprio bene dentro il problema. Queste sono le riserve, cioè che, da dove ci approvvigioniamo per la nostra energia nel mondo? Bene, guardate, abbiamo il petrolio 87%. Abbiamo riserve per 35 anni, quindi credo che possiamo iniziare a preoccuparci da quel punto di vista. Il picco dei consumi lo raggiungeremo nel 2014. La fonte è la AIEA, che è una fonte indipendente americana, dove tutti vanno ad attingere per fare ricavarsi i loro dati. Nel mio garage 101 automobili, ma me ne servono solo 58, gli altri devo tenere fermi, gli altri comunque fermi mi costano. E beh, perché abbiamo questa struttura che invece tutti dicono cose di questo genere? Beh, perché chi ha provveduto a privatizzare l'energia ha fatto sì che di fatto ci fossero 3-4 grandi potentati, di cui uno fortissimo è il 40% del parco di produzione, e gli altri a scalare con forze diverse. Quindi si è privatizzato un sistema che di fatto privato non è più, non è, c'è un cartello. E questo cosa succede? Succede che il 44% delle centrali rimangono ferme. Perché? Perché anche Enel, anche l'azienda per cui lavoro io, ha un vantaggio nel tenere ferma qualche centrale. Così te la suppresso. La fase successiva, quella dell'arricchimento dell'uranio, perché ha ben spiegato prima il collega. Ora, anche qui c'è un'esposizione alle radiazioni ionizzate. Questa volta non solo radiazioni alfa, ma possono essere anche radiazioni di tipo beta, per esempio. E comunque isotopi radioattivi. E qua le stime cominciano a variare, anche perché, siccome, come abbiamo detto prima, esiste una relazione lineare tra la dose di esposizione alle radiazioni e l'effetto. Relazioni che dove l'emozione non se ne sentiva neanche la traccia, dove invece è stata fatta una discussione pacata, puntuale, precisa, su quali sono i dati di fatto, cioè le cose su cui poi uno dovrebbe basarsi per prendere delle decisioni. Purtroppo di questo non ne abbiamo traccia, diciamo, nel mondo fuori di qui, no? Nella televisione, anche perché effettivamente poi nella televisione è difficile poter argomentare, ma anche perché non c'è stata proprio la volontà di fare questo dibattito. E quindi io credo che questo di oggi serva, perché spero che da qui poi si moltiplichi, perché le persone che hanno avuto modo di vedere che questo argomento si può trattare senza emotività continuino a farlo anche dopo e ci... come dire, contattino il più grande numero di persone possibili, perché l'obiettivo che noi abbiamo alla fine di questa settimana è di raggiungere il quorum, perché questi referendum li vinciamo sicuramente, l'importante è che vadano a votare il 50 più qualcosa per cento degli aventi diritto, e questo è alla nostra portata, è possibile, ma non è assolutamente scontato. Perché sappiamo dall'esempio di questi ultimi anni, anzi di più di un decennio, che così non è stato. Quindi questa volta c'è una sensibilità, ma c'è stato anche le furbate, diciamo, del governo, che hanno cercato di spostarli il più lontano possibile, con le scuole che sono chiuse, con l'estate ormai alle porte, e quindi il rischio c'è. Quindi questo lo dico a fronte. Ora, delle cose che sono state dette io non mi ripeterò, perché sono state dette bene, benissimo, anzi... Voglio ringraziare, perché io quel ragionamento sulla questione che il nucleare non è cioè si può trovare un'alternativa, lo faccio spesso, ma non mai citando la legge che quando c'è la possibilità di trovare un sostituto non si capisce perché, e noi il sostituto ce l'abbiamo e invece in questo caso siamo la cosa peggiore. Quindi quello mi sembra un elemento. E quindi farò un ragionamento più largo, che però, diciamo, è, come dire, va in parallelo a quello che abbiamo ascoltato fino adesso, cioè il fatto che
oltre alle questioni tecniche che sono state spiegate benissimo, c'è una questione più di carattere più generale, appunto su qual è l'opzione per il nostro paese e in generale per la società che vogliamo costruire. E qui c'entra la questione che dicevo prima, no? Perché il modo come si produce l'energia e come la si governa e come la si distribuisce in qualche modo è anche legata al tipo di organizzazione sociale. Non c'è dubbio che ogni volta che siamo passati da una forma di energia a un'altra è cambiata anche l'organizzazione della società. Pensate semplicemente quando siamo passati al carbone, quello che ha comportato le miniere, lo sfruttamento del lavoro minorile e così via, cioè quella che è stata poi il passaggio verso l'industrializzazione, che diciamo adesso non vogliamo dire se è stato il passaggio migliore o peggiore dell'umanità, non stiamo facendo la storia adesso, però diciamo questo è successo. Quindi quando si cambia, quando si tocca l'energia, non si tocca soltanto un problema tecnico, ma si tocca un problema di quale mondo, di quale società vogliamo costruire. Ecco, io credo che in questo senso il nucleare sia la risposta sbagliata, è la risposta che ci riporta indietro agli anni 50, che ci fa fare un salto indietro, a un periodo in cui c'era la guerra fredda, c'era l'aspetto militare, che in molti casi, anzi direi in tutti i casi, ha prodotto il nucleare civile. Cioè tutto nasce dall'esigenza di sviluppare le tecnologie per le bombe atomiche. E non sarà un caso che noi siamo così diffidenti nei confronti dell'Iran, che ci ha giurato e spergiurato che lo fanno per produrre energia elettrica pacifica, che crediamo che non sia così, perché tutti hanno fatto così, i francesi, gli inglesi, e potrei continuare. Appunto, dico. Quindi è logico che pensiamo di loro la stessa cosa che hanno pensato i governi quando hanno fatto questo. E non è altrettanto un caso che la Francia sia quella più avanti sulla questione nucleare, perché la Francia ha giocato fin dall'inizio sulla forza del Frapp, sulla diciamo, la potenza nucleare francese, e ha fatto passare una parte degli investimenti, dei costi, diciamo, per il militare sotto la voce civile. Quindi anche quando si fanno i costi, quei famosi costi per kilowattora eccetera, la Francia non è un buon candidato, perché molti di quei costi sono assolutamente ignoti, perché stanno nella parte militare e non nella parte civile. Lo sviluppo delle raffinazioni e tutto il resto non sta nella parte civile, sta nella parte militare. Se uno dovesse farlo davvero, quanto costerebbe? Punto interrogativo. Per l'Italia lo sappiamo, sono soldi che daremmo al governo francese, quindi non ci risolve il problema dell'autonomia così come ce la raccontano. Punto primo. Punto secondo. Serve il nucleare all'Italia, nel senso che riduce la bolletta energetica, ma neanche un po'. I dati che appunto sempre dalla Francia ci dicono che i francesi importano più petrolio di quello che portiamo noi, quindi il nucleare non risolve il problema energetico, no? Perché intanto perché la fetta, l'avete visto prima, è ridicola, ma poi perché appunto la maggior parte dei consumi di petrolio stanno dall'altra parte, non è nella produzione elettrica, sì anche, ma è una percentuale piccola. La maggior parte sta nei trasporti, nel riscaldamento, quindi tutte cose che con nucleare non hanno nulla a che fare, quindi lasciano il problema assolutamente diciamo identico a quello che è. Quindi non è neanche quella la ragione. Allora la domanda a questo punto ce la dovremmo porre, cioè, ma perché allora? Cioè, chi è o quali interessi muovono questa decisione così tirata fuori dal cappello di tornare al nucleare? E questa è la domanda giusta da farsi, perché se non è utile perché ci abbassa i costi, se non è utile perché ci rende, diciamo, meno vulnerabili dall'esportazione dall'estero, qual è la ragione vera? Ecco, io credo che la ragione vera sia che ci sono 30-40 miliardi di euro disponibili e che il governo ha deciso di dare questi soldi a un pezzo, a una parte minoritaria, a una lobby piccolissima, che sono quelli che a costruire centrali nucleari ci guadagnano subito, immediatamente, cioè quelli che costruiscono l'involucro, come vogliamo dire, il sarcofago, che sono, guarda caso, quelli che in qualche modo hanno appoggiato anche questo governo, cioè Confindustria, Empregilo, Mercegaglia e Enel, no? Perché solo loro ci guadagnano, tutti gli altri, diciamo, non ci guadagnano nulla e forse ci perdono qualcosa per le cose che abbiamo sentito dire fino adesso. Quindi questa è l'altra riflessione. Io ne faccio ancora un'altra, perché se il nucleare non ci risolve il problema, ci dà in aggiunta la falsa sensazione invece di averlo risolto, che è quello che è successo al Giappone, secondo me. Cioè, una delle cose che mi ha colpito di più del Giappone, a parte la sfortuna che gli si è accanita contro perché è arrivato
il terremoto, poi lo tsunami e poi il disastro nucleare in rapida successione. È che proprio nel momento in cui il paese era in ginocchio, perché erano esplose le erano diciamo distrutte le strade, le industrie, eccetera, eccetera, rimangono anche senza energia elettrica, perché in quel momento alcune centrali sono andate in tilt e le altre alcune sono state spente per questioni di sicurezza. Il nucleare è intrinsecamente rigido, lo diceva bene prima, è rigido nel senso che prevede una produzione sempre costante, prevede una produzione centralizzata che va distribuita e quindi ha queste necessità di linee di alta tensione a lunga distanza. Quindi è la risposta, secondo me, meno adatta a un sistema come quello nostro di cambiamento di paradigma, in cui siamo alle soglie di una trasformazione in un altro sistema energetico, ma non sappiamo ancora quale, perché appunto non abbiamo ancora la maturità sufficiente. Pensare che il nucleare ci risolve questa cosa, secondo me, è la risposta sbagliata. Io credo che dobbiamo andare invece verso un sistema il più flessibile possibile, cioè l'esatto contrario. In questo senso penso che le rinnovabili siano la risposta giusta. Perché sì, è vero che noi oggi non pensiamo di colpo di prendere, come dire, lo switch, di girarlo da produzione da petrolio a produzione di energie rinnovabili, perché non saremmo in grado di farlo, perché le rinnovabili presentano dei problemi, nessuno vuole negare l'evidenza. Ma questo ci permette di guadagnare tempo. Due cose dobbiamo fare: ridurre i consumi, questa è la prima cosa, come dire, nell'ordine di priorità prima viene questo. Perché ridurre i consumi, A, si può, non è una chimera, B, è immediatamente efficiente, cioè non hai bisogno di costruire centrali fra 10 anni, se tu cominci l'effetto lo vedi immediatamente dopo, no? Dopo che hai fatto l'impianto che ti coibenta meglio l'edificio, il giorno dopo tu consumi meno, se cambi le lampadine il giorno dopo tu consumi meno, quindi quell'effetto si vedrebbe immediatamente nei prossimi anni e non sarà un caso che l'Europa ha scelto quella strada, non il nucleare. Ha scelto il 20% di riduzione dei consumi, che vuol dire essere più efficienti, e lo ha fatto non perché l'ha tirato fuori dal cappello come ha fatto Berlusconi col nucleare, ma perché su questo si ragiona da anni. Anzi, se voi guardate la crescita dei consumi elettrici, dei consumi energetici in Europa, la fetta più grande che ha contribuito è stata il fatto che noi, a parità di energia consumata, diciamo siamo più efficienti, e quindi non abbiamo avuto necessità di costruire nuove centrali, non abbiamo dovuto aumentare il consumo di petrolio, abbiamo semplicemente continuato a fare le cose utilizzando la stessa energia ma facendone di più, no? A parità di energia. Se voi guardate quanto consuma gli Stati Uniti e quanto consuma l'Europa a parità di reddito pro capite, perché uno potrebbe dire vabbè, ma se tu mi prendi i consumi della Nigeria è chiaro che consumano, no, a parità di reddito, quindi a parità si presume di consumi, consumiamo la metà di quanto consuma gli Stati Uniti, cioè vuol dire che siamo molto più efficienti, il che vuol dire che si può fare senza tornare all'età della pietra, come diceva ieri l'altro giorno anno zero la, come si chiama, no, Chicco Testa, la, no, neanche Battaglia, quella del PDL, come si chiama? Santanchè, come diceva Santanchè, non dobbiamo tornare alle candele, no, non è questo che stiamo dicendo che si può vivere egregiamente, in maniera, non credo che nessuno di noi in Europa si senta meno male rispetto agli Stati Uniti, consumando la metà di quello che consumano gli Stati Uniti, e probabilmente ancora meglio, perché appunto c'è margine per crescere ancora del 30-40%. Quindi questo è il primo elemento. Perché dico questo? Questo intanto perché questo alleggerirebbe subito la bolletta energetica, veramente, non a chiacchiere, perché noi consumiamo oggi, come consumi petroliferi, circa 50 miliardi Italia, 50 miliardi di euro all'anno per importazioni di petrolio. Quando parliamo di energia, non facciamo come fa Chicco Testa, l'energia nucleare è solo elettricità, qui parliamo di tutta l'energia, quindi il petrolio è un pezzo importante, adesso non sarà proprio la totalità, ma insomma è un pezzo importante. Se noi riuscissimo a aumentare l'efficienza del 20%, di quei 50 miliardi ne risparmieremmo quasi 10, che non è poco, pensateci un attimo, quante possibilità lasciano questo per investimenti in ricerca, in sviluppo, nella scuola, nell'università, eccetera, eccetera. Quindi questo è il primo dato, che quello tanto è una cosa che ci ritroviamo immediatamente in tasca. Secondo è quello che io dico sempre,
mi allineo perfettamente col discorso di massima di precauzione, non conoscendo qual è la meta finale, perché oggi nessuno può dire quale sarà l'energia del futuro, no? Sappiamo che è stato il petrolio nel secolo scorso, non possiamo dire quella che sarà del secolo che verrà. Manteniamoci aperte tutte le strade, cerchiamo una soluzione che ci dia il tempo di svilupparle, e allora se tu risparmi di più hai un pochino più di idea, guadagni quei 10-20 anni che forse ci permettono di risolvere il problema. Faccio sempre un esempio banale, ma non tanto. Se uno sa di avere dei problemi ai freni, la prima precauzione che prende è di andare un pochino più piano. Noi il problema ai freni l'abbiamo identificato, è un problema di scarsità delle risorse, esaurimento delle risorse dei combustibili fossili, avete visto prima i tempi quali sono, no? Decine di anni, non secoli, decine di anni. Abbiamo un problema di riscaldamento globale perché sappiamo che dalla combustione del gas e del petrolio viene una parte cospicua del gas serra. Quindi abbiamo dei punti, abbiamo dei guasti ai freni visibili e evidenti. Io credo che la cosa che sia più intelligente che possiamo fare è di guadagnare tempo, cioè di rallentare un pochino una crescita che spesso è ingiustificata, e invece puntare sulla qualità e sulla durata e sulla sostenibilità di questo sviluppo. E questo è il primo punto. Il secondo punto è quello della distribuzione delle energie rinnovabili. L'idea di fare tanti piccoli impianti collegati in rete non è soltanto una questione buona dal punto di vista ingegneristico, perché hai ridondanza, perché un sistema a matrice è sicuramente più efficiente, che fra 20 anni, fra 30 anni si trovano delle altre soluzioni. Se oggi chiudiamo quello spiraglio andandoci a infilare in un binario morto com'è il nucleare, secondo me facciamo un danno a noi e soprattutto lo facciamo a quelli che vengono dopo di noi, perché quando hai fatto la scelta nucleare non è che puoi tornare indietro, se non a costi enormi, perché anche il Giappone adesso, con tutto il problema che ha avuto, non può chiudere domani le centrali nucleari. La Germania lo farà, ma lo farà comunque con gravi costi. Noi abbiamo fatto una scelta che qualcuno ci dice che è stata fatta sull'onda di Chernobyl, in realtà io credo sia stata una scelta saggia, che ha posto l'Italia in una condizione favorevole, cioè noi siamo usciti dal nucleare 20 anni fa, ne continuiamo a pagare i costi e quindi non è stato il dolore, ma almeno oggi questa cosa è dietro le nostre spalle. Volerla rimettere in campo, voler ipotecare il nostro futuro e quello dei nostri discendenti, secondo me è un atto veramente irresponsabile. Io credo che con questa consapevolezza noi dobbiamo andare a votare domenica e lunedì, soprattutto dobbiamo fino all'ultimo, lasciatemelo dire, si dice sempre nelle battaglie elettorali di votare e fare votare, ma in questo caso è importante perché è un tema che purtroppo non è stato dibattuto nella televisione, se ne è parlato poco, tutti lo sanno, ma di dare una motivazione in più